il caso che ti chieda cosa sta succedendo qui? Ehi, Tony, stavo solo prestando la mia... conoscenza tecnica a Bruce. Vedo che ho il mio bel da fare qui. Così non mi aiuti, Tony. Sono Phil Sheldon, in diretta da... qualche parte. Aspetta, questo funzionava prima. Ok, Jarvis, cronometrami. 1,04 secondi, signore. Ah, sono un po' arrugginito, pare. Jarvis, domanda estemporanea. Dove teniamo le candele? I nuclei di avviamento sono nell'angolo in fondo al ponte inferiore, signore. Bingo! Ho vinto un premio, signore. Hai vinto il premio più grande di tutti. Il mio affetto. Molto emozionante. Oh sì, assolutamente adeguato alle norme di sicurezza. Credo di aver trovato il problema. Devo solo... Oh! Sono i nuclei di avviamento. Aspetta, i mech più grossi dell'AIM non usano nuclei simili. Se riuscissimo a recuperarne uno, potrei rimettere in sesto la nave. Indubbiamente, signore. Ma qualcuno dovrebbe procurare quei nuclei di avviamento. Già, e la mia armatura è quello che è. Forse potrei mettere insieme qualcosa? Cercherò dei pezzi di armatura avanzati nell'inventario. Grazie, amico. Ehi, Tony, sto ancora lavorando alla porta. Ma potresti controllare Kamala? Credo abbia disattivato il comunicatore. Oh, ok. Certo. Sai, tutta questa storia... probabilmente è difficile accettarla. D'accordo. Primo piano dei vecchi alloggi equipaggio, giusto? Jarvis, per vedere se è lì. Signore, non ci sono sistemi di sorveglianza negli alloggi privati. E chi è stata questa stupida idea? Sua, signore. Giusto. Oh! Ehi! Scusa. Devi bussare. Io ho provato a bussare. Sai, Jarvis, aiuto? Pare che i meccanismi di chiusura di alcune stanze della Chimera non siano attivi. Esatto. Sistemo io. Sì, per favore. Ci incontriamo sul ponte di comando tra 10 minuti. Perché non vieni? Lo so, io... sono ridicola. Sì, certo. Ma... No, lo siamo tutti. Fa parte del lavoro. Sai il costume di Thor? Il mantello? Spallacci dorati? È ridicolo. Mi piace questo... Oh, è un burkini. Me l'ha comprato mia madre. Le donne musulmane lo usano per lo sport. Magnifico. Ok, allora mi cambio. Ehi, aspetta. Vedi, si tratta di atteggiamento. Devi indossarlo credendoci. Fa vedere. Puoi fare meglio di così. Sì, ora ragioniamo. Ok, potrei darti una mano con dei miglioramenti. Ho già un paio di idee. Davvero? Sì. Oh, e se Bruce dice qualcosa, ricordagli che indossa dei pantaloncini elasticizzati. Bruce, la ragazza sta bene. È tosta. Mi piace. E ride alle mie battute. Sì, si fa amare. Ehi, ci vediamo al laboratorio tecnico. Ho quasi sistemato la porta. D'accordo, pantaloni elastici. Scusa, che hai detto? Niente. Ora vado.
Stai ancora lavorando a questa porta, eh? Devo solo rimuovere l'intera centralina e riconnettere il... Ben fatto, amico. Non era così difficile. Casa, dolce casa. Se vogliamo muoverci, dovremmo trovare una fonte di energia alternativa. La chimera è stata costruita per il Terrigen, ma posso convertirla in modo che usi qualcosa di meno esplosivo. La mia vecchia officina avrà l'occorrente. Sto esaminando la regione in cerca di fonti, ma ci vorrà del tempo per individuare potenziali tracce di nuclei di avviamento. Beh, nel frattempo mi serve un'armatura. Dove posso trovare i pezzi per riparare la macchina costruttiva? Quando vuole, ho individuato un ottimo luogo e inviato le coordinate al tavolo strategico. Tavolo strategico, ok. Riparo la macchina costruttiva, creo una nuova armatura e poi rimetto in volo la chimera. Signore, quando è pronto il tavolo strategico? Ah, giusto. Mi spiace. Arrivo subito. D'accordo, prima fermata. Non potrò aiutare. Andare a riparare la chimera senza prima i miei potenziamenti. Jarvis, cos'hai per me? L'AIM sta trasferendo una navetta sperimentale che potrebbe essere presa in prestito per riparare la macchina costruttiva. Sfortunatamente è ben protetta. Ma le difese locali dell'AIM sono studiate per un assalto aereo. Entrarmi e razziare la navetta. È rischioso, ma non vedo alternative al momento. Aggiornerò l'interfaccia con l'ultima posizione nota della navetta. Le pareti del canyon mi impediscono di confermare le informazioni. Le consiglio di agire in fretta. Non ho un'armatura troppo avanzata, ma dovrebbe portarmi a destinazione sano e salvo. Forse. Dobbiamo sbrigarci. Aggiorno l'interfaccia. Sembra che l'AIM sappia della nostra intrusione. Possiamo chiamarla visita a sorpresa? Intrusione la fa sembrare una cosa da cattivoni. Capisco, signore. E viaggio di acquisizione sia. Non so per quanto la nostra preda resterà. Ho capito, dobbiamo sbrigarci. Quanta potenza di fuoco ha l'AIM? Parecchia, sembrerebbe. E quanta di questa è stata costruita con tecnologie rubate alla Stark Industries dopo Layday? Impossibile determinarlo al momento. Presumibilmente, molta. Il karma mi odia. L'armatura sta andando alla grande. Non trova generoso definirla armatura? Che ironia!
Creiamo una IA spazzata, dicevo. Sarà divertente, dicevo. L'ascensore porta alla piattaforma in questione. D'accordo. Guarda qui. Chissà quale nazione sarà il prossimo bersaglio dell'IM. Quelle munizioni sembrano simili ai suoi progetti. Mi viene quasi voglia di farle saltare. Prendiamo quella navetta e andiamocene, prima che la IEM tiri fuori l'artiglieria pesante, letteralmente. Concordo, signore. Posso affermare con sicurezza che al dottor Tarleton piacerebbe danzare sulla sua tomba. Grazie, Jarvis. Ora non riesco a togliermi dalla mente l'immagine di George che fa il robot sopra la mia lapide. Mi scuso, signore. Se non mi sbaglio, la navetta dovrebbe essere poco più avanti. Beh, sembra molto accogliente. Trovo la quantità di armi accumulate. Dove diavolo è la mia navetta? Scansione. La navetta si trova in una posizione più sicura più avanti. Non possiamo raggiungerla prima che decolli. Possiamo sovraccaricando l'armatura al 300% e prendendo la via diretta. Signore, potrebbe letteralmente esplodere. E quel canyon è molto insidioso. Certo, ma ho proprio voglia di una bella corsetta. Fallo, Gus, e metti bella musica. Resisterà a lungo. Questa armatura è tutto quello che mi è rimasto dopo che George ha raso al suolo acridolati. Non me la farò portare via. E guardi, fanno strani rumori. Non mi stupisce. Ha appena perso il circuito di attenuazione acustica. Continui così, signore. Jarvis, è la mia occasione per fare ammenda per Lady Day, aiutare la ragazza e, se devo dirla tutta, pregare il caro Georgie. Puoi scommetterci che continuo. Attenzione, l'artiglieria la sta puntando. Arrivano. D'accordo! Jarvis? Sì, signore. Ho esaminato la navetta. Contiene le parti necessarie a riparare la macchina costruttiva. Eccellente. Sentiamo gli altri e torniamo a casa.
Bruce, Kamala, mi ricevete? Forte e chiaro. Bruce è nella sala ARM e simula. Non voglio saperlo. Hai avuto fortuna? Un successone. Presto avremo tutti i nuovi costumi. La macchina costruttiva sarà attiva in un attimo. Ottimo. Non vedo l'ora di fare dei nuovi leggings per Bruce.